Simulazione dell'esame di Stato, prova scritta di fisica. Generatore ideale di FEM alternata. Immaginiamo un generatore di tensione alternata, ideale, senza attriti, formato da un circuito rettangolare dove c'è un'asta che può muoversi a destra e a sinistra di moto oscillante sotto l'azione di questa molla. Tutto il circuito è immerso in un campo B, induzione magnetica, che esce dal foglio e sono tutti questi puntini. Inizialmente tra i punti A e B c'è un tratto aperto, poi successivamente viene inserita una resistenza di carico R. Inizialmente viene allungata un po' la molla, la barretta viene lasciata partire un po' più a destra rispetto alla posizione di equilibrio della molla e inizierà ad oscillare in questo modo. Inizierà ad oscillare generando tra i poli A e B una differenza di potenziale alternata. Le richieste del problema sono: descrivere in modo qualitativo e poi quantitativo il fenomeno fisico che determina la differenza di potenziale tra i poli A e B, calcolando il valore della costante elastica della molla per produrre una tensione di frequenza pari a quella della rete domestica, cioè 50 Hz. È data anche la massa della barretta di 20 grammi. Poi calcolare il valore massimo della forza elettromotrice e sono dati i valori di A, cioè l'ampiezza del moto oscillante, che è 1 cm, L la lunghezza della barretta, che è 10 cm, e l'induzione magnetica B 0,30 Tesla. Poi c'è da valutare se è vero che questo generatore di tensione alternata è in grado di fornire energia elettrica per sempre, cioè all'infinito, senza essere rifornito di energia dall'esterno. Mettendo la resistenza elettrica tra i poli A e B, bisogna riportare l'andamento della differenza di potenziale nel tempo. Quindi tracciare il grafico, spiegare che moto fa la barretta e analizzare le trasformazioni di energia, facendo vedere in pratica che il generatore non può fornire energia all'infinito senza essere rifornito dall'esterno. Questo è l'elenco dei simboli utilizzati nello svolgimento e li vedremo man mano che andiamo avanti. E qui ci sono le figure che spiegano quello che accade. Prima figura, il circuito. La barretta viene lasciata andare dalla posizione A, spostata a destra di 1 cm rispetto alla posizione di equilibrio della molla che è O. Vedremo che questa barretta compierà un moto oscillante di ampiezza A, cioè tra più A e meno A rispetto alla posizione di equilibrio. In questa figura la barretta si trova in una posizione qualunque, compresa tra più A e meno A, posizione che indichiamo con X. In questo caso X è positiva, ma X poteva essere anche a sinistra della posizione di equilibrio. Scegliamo subito come verso convenzionale di percorrenza del circuito il verso antiorario. Dunque il verso positivo della barretta è da D a C e la faccia positiva del circuito è quella che guarda verso di noi. Infatti per la prima regola della mano destra, se il circuito ha questo verso antiorario positivo, il vettore superficie del circuito esce e viene verso di noi. Nelle due immagini successive sono rappresentati i due casi in cui la barretta si sta spostando verso sinistra oppure verso destra. Possiamo dividere un'oscillazione completa in 4/4. La barretta parte dall'estremità destra più A, quindi primo quarto, secondo quarto, terzo quarto e quarto quarto. La prima figura si riferisce al primo quarto perché la barretta sta andando a sinistra, invece l'ultima figura per esempio è il quarto quarto, perché la barretta torna a destra. I 4/4 di oscillazione sono rappresentati in queste quattro figure, primo, secondo, terzo e quarto quarto di oscillazione.